Il pubblico in sala dovrà seguire alcune norme di sicurezza. È consentito ridere, ma soltanto ponendo il gomito davanti alla bocca e non tutti assieme. Quando ridono gli spettatori delle file pari, non devono ridere quelli delle file dispari e viceversa, perché la risata, si sa, è contagiosa. Al teatro Mario Spina di Castiglion Fiorentino è arrivata Francesca Reggiani con Doc Donne di origine controllata, nome dello spettacolo dove con un monologo mordace, sarcastico e pungente la Reggiani dipinge i vizi e i costumi del bel paese. È uno show, quindi senza quarta parete, con un po' di personaggi, con un po' di pezzi naturalmente vecchi, come diceva Proietti, un po' di cavalli di battaglia, quelli vanno sempre fatti, e dei pezzi nuovi che riguardano l'attualità del nostro mondo e anche del nostro paese in questo momento, quindi da quella che è la situazione odierna, diciamo, sul virus, sulla pandemia, e anche tutto quello che poi questo ha significato nelle nostre vite. Questa esperienza per me è stata soprattutto l'altro anno una specie di giochi senza frontiera: mettiti la mascherina, togliti la mascherina, mettiti, lavati le mani, mettiti la mucchina, mettiti i guanti, fa la fila al supermercato, canta l'inno alle 18, comprati il lievito madre, fatti il pane da sola, guardati Fazio, guardati Burioni, cerca di capire chi dei due è il virologo. Secondo me alla fine questo virus se ne andrà, ok, con i vaccini, ma anche se ne andrà perché poi gli faremo pena. Prossimo appuntamento della mini stagione al Mario Spina, quest'anno diretto dall'Associazione Culturale Capotravel Kilowatt, è il 3 giugno con Chiara Francini. Beh, è stato un anno complicatissimo per il nostro mondo, nel senso che tantissimi colleghi non hanno potuto lavorare, e le produzioni sono state chiuse. È innegabile che questo settore aveva ed ha meno tutele di tanti altri lavori, e quindi per me la cosa importante è che si sia compreso come anche qui ci sono tante maestranze, tanti organizzativi, tanti che si occupano di comunicazione, tanti tecnici che insomma lavorano come tutti e quindi hanno diritto alle stesse tutele degli altri. Però insomma adesso è il momento in cui ripartiamo, quindi vediamo la parte del bicchiere piena. C'è un'estate che si annuncia ricca, insomma, di tanti eventi culturali, e quindi insomma siamo felici che il teatro ci sia.